Ciao amici di Italia Top Games, 147 punti alla divisione 1, ce la faremo? Non si sa. Adesso affronto un altro avversario di divisione 2 che sta sotto di me, quindi tocca vincere perché altrimenti son cavoli. Allora, vediamo un po' qui che succede. Via, dentro Neymar, dentro lasciamo Dobbik che è su. E apriamo Snyder così ti tenta anche se c'è a metterlo trequartista. Io con Snyder non mi ritrovo, però ci devo provare con quella freccia in alto così. E poi nel secondo tempo c'è Messi, Maradona, Felix, Ferran Torres, Mbappé o Dovbik. Facciamo così, diamo un po' di sostanza. Partiamo così e poi vediamo. Nel secondo tempo 4-2-1-3. Molto a centrocampo, quasi quasi. Sapete che vi dico, che io Snyder lo metto centrocampista per avere massimo. Proviamo. Va bene, sono un po' emozionato perché mi piacerebbe arrivare in divisione 1, però andiamo a giocare tranquilli e vediamo quello che succede. Poi ci sono ancora due serie. Anche oggi penso che pure le vincessi tutte e tre non ci si arriva. Però o ci si allontana o ci si avvicina stasera. Questo è poco ma sicuro. Si potrebbe anche rimanere lì. Tipo ieri sera sono partito da 150, ho finito a 147. Tre punticini guadagnati, quasi niente. Va bene, comunque, vediamo che succede. E andiamo. Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni medie avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio. Perché non mi ha tirato? Gioco la vittoria. Questa sì che è musica, amici. Mbappé! Cerca l'uomo là davanti. E vabbè. È una buona occasione per trovare spazio. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo, visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Un intervento impeccabile. Neymar si è mosso bene, ma non è riuscito a sfruttare questa occasione. Difende con tutto il peso del corpo e gli sottrae il controllo del pallone. E fa male i calcoli, il pallone non passa. Lo spazio per il passaggio l'ha visto, giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Passa il pallone, però male. Bravo. Sceglie di andare per vie verticali. Ha letto bene l'azione, ottimo intervento. La mette in avanti. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Alexander Arnold prova a verticalizzare. Snyder riesce ad intercettare. Ha spazio per cercare. Colpisce! Sì! Hanno trasformato una situazione difensiva in un contropiede in pochissimi secondi. Veramente un'ottima giocata. Primo acuto della gara, già nei minuti iniziali. Gioca una palla lunga. Poteva essere un'azione importante, difesa però ben posizionata. Rice. Un altro passaggio ben eseguito, buona costruzione. Bravo stato. Prova a darla profonda nello spazio. Oh. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Bravo Teo, che hai sbagliato, ma ci hai creduto di nuovo. Ci prova con un pallone profondo. Rice. Go Felix. Il pallone per Neymar. No. Il suo fisico e recupera un pallone prezioso. Snyder. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Bravo. Per attaccare lo scatto sul fondo.
Cross di Snyder. Qui può partire il contropiede. Perché non c'è arrivato nessuno? Un'altra azione in copertura. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Bravo. Errore qui, pallone sprecato. Tchouaméni. No, peccato. Billingham. Vinicius Junior. Avanzano, no, con una intricata rete di passaggi. Palla a Joe Felix. Bravo. Provano a partire in velocità. Ottima giocata sulla sinistra, dovranno sfruttarla meglio. Il tentativo di palla filtrante non arriva a destinazione. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Bravi. Palla intercettata. No, che ho sbagliato io. Bravo. Serve ritmo e velocità per giocare subito in transizione. Ah, peccato. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. L'idea del passaggio era giusta. Gli è va bene, va bene. Sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Ne prendiamo un po' fiato. No. Mbappé riceve un pallone interessante. Si avvicina alla porta. Può tentare la conclusione. Che occasione, conclusione radente al suolo. Ha fatto bene a tirare la sua terra. Per il portiere sarebbe stato difficile arrivarci. Mbappé. Tocco preciso. Cerca aiuto nella zona laterale. Si mette in mezzo e sventa i piani degli avversari. Arpiona la palla prima che arrivi a destinazione. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Ecco Vinicius Junior. Snyder. Joe Felix. La gioca in profondità. Palla recuperata e ora possono ribaltare rapidamente l'azione. Calcio di punizione per l'Italia. Ma c'è un bel vantaggio, c'era. Vabbè. Solamente un richiamo verbale. Neymar stava scappando. Ci sarà un minuto di la difesa lo chiude senza tanti complimenti e riconquista la palla. La dà indietro per evitare grane. Prova a giocarla in profondità. Ecco Mbappé. Una bella giocata nello spazio. A colpo. Ma bel tiro sul quale si chiude il primo tempo. Prima metà di gara in attivo sul risultato di 1-0. Non un vantaggio che permetta di adagiarsi sugli allori, ma si tratta pur sempre. Io per il momento non cambio nessuno. Verso il 60esimo vediamo. Prima di rivedere le squadre sul rettangolo di gioco. La squadra sta giocando bene, c'è un ottimo movimento senza palla, i passaggi sono precisi e nessuno ha paura di tentare l'azione personale. 1-0 dopo il primo tempo. L'azione è già ripresa. Il gol ha cambiato le carte in tavola. Adesso ci si attende una gara più aperta, no, e divertente. Arnold. Devono accelerare per poter sfruttare il contropiede. La mette in mezzo. Pallone fuori, ci sarà una rimessa. Una serie di passaggi puliti, efficaci. La difesa è invalicabile oggi. Il pallone per Neymar. Devono essere veloci per sfruttare la transizione. Intervento difensivo molto solido qui. Non si sono fatti superare dal suo estero. Joe Felix. La difesa vince questo round. Va alla ricerca di un compagno davanti. No. Cercano un'azione veloce. Non si fa ingannare dai preziosismi dell'avversario.
errore qui, pallone sprecato. Pallone interessante, in verticale. Buona opposizione della difesa, devia la palla in calcio d'angolo. Primo corner della partita, immergiamoci in area di rigore. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Non ci vuole davvero niente per... Non ha esitato a farsi sotto e ha avuto la meglio. L'affluenza ha provato di l'azione individuale senza successo però. Spettatori. Tocco prudente al portiere. Il portiere la calcia lontano. Capisce tutto e interviene con sicurezza. Gioca una palla lunga. Vinicius Junior. Il pressing era troppo deciso per pensare di giocarla verso un compagno. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Giocata difensiva di grande spessore. Prova a superare la difesa con un filtrante. No. Non penso avesse esattamente questa giocata in mente, Fabio. È occasione persa questa, sbagliato l'ultimo passaggio. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Ecco Mbappé. No. Vede lo scatto e cerca la profondità. Tocca con la testa. Grande parata dell'estremo difensore. Ha fatto tutto alla perfezione. Ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. E conquistano il pallone e il pallino del gioco. Iniziativa promettente, ma gli avversari hanno fatto buona guardia. Passa il pallone, però male. Mbappé rovina la festa agli avversari intercettando il pallone. Cerca il movimento dei suoi in profondità. La porta era accessibile, chance evidente, la difesa ha tenuto però. La gioca in profondità. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. E passa! Grande parata di Mamardashvili. Credo che l'allenatore abbia chiesto ai suoi attaccanti di restare alti e non partecipare troppo alla fase difensiva. È abbastanza evidente dalle disposizioni in campo. Puntano tutto sul contropiede, quindi, no? Esatto, esatto, è proprio così. Il loro obiettivo è riconquistare la palla e farla arrivare subito agli attaccanti. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. João Félix. Ecco Mbappé. Bellingham. Non riesce a vincere il duello fisico. Prova a superare la difesa con un filtrante. Il tentativo di palla filtrante non arriva a destinazione. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scuse al compagno dice veramente tutto. Occhio al tiro! Sbroglia evitando di farsela rubare. Lo sposta di peso e gliela porta via. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Bel passaggio di ritorno. Parata strepitosa di Sommer. Parata lo stesso. Devono sfruttare meglio le occasioni che riescono a costruire. Mamma mia. Lì a mezzo sono finiti tutti. Allora, Rice. Sono finito anch'io, tra l'altro. Scholes. Bellingham. Via. Al debutto Ferran Torres e Dobbyk dall'altra parte. Ok, dai ragazzi, mancano pochi minuti, pochissimo. Quanto manca? 87-09. Un'eternità. È un'eternità. Sostituzione per l'Italia. Numero 4. A quanto pare ci sono 13. Dei cambi da entrambi i lati. Xabi Alonso. Numero 6. Schneider. Numero 11. Alza Neymar. La palla in profondità verso un compagno. Numero 7. Niente di fatto, azione interrotta. Il numero 41. Il numero 8. Bellingham. Scholes. E trova il compagno. Numero 15. E esce la conclusione. Il numero 21.
il numero 18. Cambio di cerca passaggio, ma non trova la precisione. Bellingham. Palla dentro di Ale. C'è il colpo. Traversa. Va bene, bravo Ferran Torres. E arriva il triplice fischio dell'arbitro. Combattutissimo, ma alla fine l'ago della bilancia è l'unico gol segnato. Ok, 25 punti. 122 punti. 122 punti. È una bella partita, tostissima. Più o meno siamo allo stesso livello all'incirca in divisione. Bella partita, tosta, combattuta, un 1-0. Va bene, dai. Vediamo la seconda come va. Verifica lo stato della connessione. Fai tutto quello che ti pare. Scusate se ho parlato poco, ma ero ultra concentrato, ultra mega. Cioè, San Giustese, dovrebbe essere la mia parte questo ragazzo, 58.625, mai dire mai l'abbiamo visto, quindi occhio, 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 occhio. Hernandez è giù, però Hakimi è su. Neymar, va bene. Dietro mettiamo Iniesta. No, trequartista Iniesta. Quasi quasi centrocampista. Centrocampista lo mettiamo, sì. Proviamo così. Ferran Torres mi sta sempre così. Preferisco mettere Neymar e Dovbyk. Però mettiamoli così. Sì, proviamo così. Anche se io parto sempre da destra, meglio così. Ok, allora. Vabbè, 3055 del Piero appena arrivato. Torres, Neymar, Bellingham, Scholes. Insomma, va bene, vai. Andiamo a giocare. Vediamo cosa succede. Appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite. D'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non dai, c'è ragazzi, una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Il pubblico si è fatto sentire già nel prepartita e l'atmosfera è caldissima. Speriamo che la gara sia all'altezza di questo spettacolo. Partita già in corso di svolgimento. Ci prova con un pallone profondo. Attenzione, grande chance. Quello non è fallo. Ah, beh. Calcio di punizione per l'Italia. Era un'occasione pericolosa e sono stati costretti a ricorrere al fallo. Non si vuole mai arrivare a tanto, ma a volte è l'unica soluzione. E c'è già un calcio di punizione da posizione pericolosa. Xavi Alonso! E questa è la loro prima conclusione. Guadagnano un tiro dalla bandierina, il primo assoluto del match. Ok,
occhio al tiro. No. Di poco sfortunati qui. Era in buona posizione e vedeva bene la porta. Ha preso la decisione giusta, ma non ha inquadrato lo specchio. Luca, secondo te chi può fare la differenza oggi? Rice, che ha un ruolo e una responsabilità fondamentale per la sua squadra. Ha forza fisica e spirito combattivo, sa leggere bene il gioco quando la palla ce l'hanno gli avversari e questo gli permette di recuperare un sacco di palloni, Fabio. Non posso che essere d'accordo con te. No, ho sbagliato alla grande qui. Billingham. Non mi piace. Piero sul pallone. Non mi piace. Pallone interessante, in verticale. Spazza il più lontano Bravi. Possibile. Cross allontanato, niente di fatto. Velocità no. Di reazione, manovra offensiva sventata. C'è la palla lunga, in avanti. Fa tutto da solo e fa bene, gran dribbling. Ha incontrato un degno avversario, non avanza oltre. Occasione per il contropiede. E dai, Xavi Alonso. Neymar vede lo scatto e cerca la profondità. Tenta il cross. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. Una bella giocata nello spazio. Palla allontanata senza troppi complimenti. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Prova a darla profonda nello spazio. Miracolo di Khan. Parata incredibile. Una conclusione e due. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava. Palla pronta per il secondo calcio d'angolo. Un dubbio nel pad di testa. Pericolo sventato. Adesso possono ripartire in velocità. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Neymar. Fernando Torres cerca il movimento dei suoi in profondità. C'è spazio in avanti, devono andarselo a prendere subito. Poteva essere un'azione importante, difesa però ben... parata strepitosa di Sommer. E il portiere fa il suo dovere. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. I saltatori proveranno ad approfittare di questo corner. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. Pallone raso terra in aria. Che rischio che ho preso. Ci prova. Non si passa, ottima parata. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Riconquistano subito la palla. Tocco morbido. Ambrosini. Sceglie di andare per vie verticali. No. Passa il pallone, però male. Il portiere la spedisce su. Intervento tempestivo a sbrogliare la matassa. Scodella in avanti. Giocata interrotta, devono essere più precisi però nei passaggi e anche nel movimento senza palla. È buona, si gioca! Se ne va! Sceglie il pallone morbido. No. Gioca una palla lunga. Scholes. Fernando Torres, ecco il tiro! Ha colpito con grande rapidità. Durissimo, dura, dura. Anche senza rincorsa. Certo, la difesa gli ha concesso troppo spazio. E il loro secondo corner del match. Due per i rivali di oggi. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Prova a verticalizzare. C'è l'opportunità per il contropiede. Riceve un pallone interessante.
I due giocatori fanno a sportellate. Sembrava un buon corridoio, ma non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. Sento la mancanza di Theo Hernandez, onestamente, lì. Però fuori forma non me la sento di rischiare. Neymar. Il quarto uomo indica 2 minuti di recupero. Errore, e no, sprecato. Rice prova a superare la difesa con un filtrante e passa. Non si fa sorprendere. Sono finiti i primi 45 minuti. Dura, dura. Negli spogliatoi, primo tempo intenso. E ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora. Allora, entrambe le formazioni a riposo dopo 45 minuti in cui gli attacchi hanno sparato a salve. Non una brutta partita per quanto riguarda dedizione e sacrificio, ma di certo un gol costringerebbe le squadre a giocare a viso aperto. Qualche spunto sulla prima parte di gara? Il risultato di questo primo tempo è un po' bugiardo, Fabio. È stata una gara vivace, soprattutto in avvio. Adesso ci aspettano altri 45 minuti interessanti. 0-0 dunque alla fine di questo primo tempo. Speriamo che il secondo ci offra qualcosa di più, francamente. Sostituzione per l'Italia. Numero 10, Iniesta. Partiti, è iniziato il secondo tempo. Lasciano il campo per... Beh, Fabio, nel secondo tempo le cose possono cambiare. Speriamo che la gara si accenda. Può colpire. Ma vieni, Neymar. Non so cosa si siano detti nell'intervallo, ma sono usciti dagli spogliatoi con il piglio giusto. Hanno ripreso il controllo della partita e la firma non poteva essere che sua. Passo agile e inarrestabile, tempismo perfetto e conclusione vincente. Magnifico. Qui è stato bravissimo. Una performance da goleador. La palla sembrava incollata ai suoi piedi. Non riuscivano a levargliela. E il risultato si sblocca, 1-0. Ha segnato un giocatore spesso presente all'appuntamento con il gol. Palla recuperata e ora possono ribaltare rapidamente l'azione. Del Piero. Bastava un tocco leggermente più accurato, l'idea però non era niente male. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Cerca il passaggio, eh no, non trova la precisione. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Il pallone per Neymar. Difesa energica e decisa. Passa il pallone, però male. Billingham. Torres. E l'arbitro no, segna un calcio di punizione a seguito del fallo. Il fallo è stato la conseguenza di una situazione di estremo pericolo. La difesa era scoperta e bisognava provare a fermare le azioni in ogni modo. Impossibile cacciare da posizione. Neymar! Gol, gol! Conclusione strepitosa! Di chi Neymar ferisce, di Neymar perisce. Sono passati pochi minuti per riprenderli. Che peccato. Immediato. Non si sono lasciati abbattere dal gol subito pochi minuti fa e hanno immediatamente risposto agli avversari. Forse ancora un po' inebriati dal gol del vantaggio. Una traiettoria strepitosa. Che giocata! Gli hanno regalato una chance e l'ha sfruttata al meglio. 70.987 spettatori. Perfetta parità dunque. Si sono disuniti dopo aver segnato e sono stati puniti subito. Complimenti agli avversari, che reazione da grande squadra. Qui cercherà il tiro e c'è il gol d'Italia. Una grande partita oggi. Bel gol, frutto di un ottimo contrattacco. Ci hanno sicuramente lavorato in allenamento. La transizione tra momento difensivo e offensivo. Torres! No! Porca miseria! Una reazione incredibile. Porca vacca! È come se il gol subito li avesse svegliati, Fabio. Gli avversari hanno abbassato la guardia e loro hanno risposto con veemenza dopo pochi minuti. Adesso la partita può diventare bellissima. C'erano troppi giocatori sulla traiettoria. L'estremo difensore ha visto la palla troppo tardi, non poteva arrivarci, Fabio. Nuovamente in parità, non mollano mai. Incredibile, il pareggio è arrivato mentre ancora stavano festeggiando il gol. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Neymar.
fa sfoggio della sua tecnica. La difesa spezza questa azione personale molto pericolosa. No. Scatto e cerca la profondità. Ci prova con un pallone profondo. Pallone nello spazio. Qui deve tirare. E dai. Vicino, però non ha trovato la porta. Aveva margine per fare meglio Fabio. Da lì uno come lui deve almeno trovare la porta. Dai. Vediamo se Ferran Torres ci fa un miracolo. Dentro anche Scholes. Dentro anche Tchouaméni, tutti stanchi. Anche Messi è già stanco, però non lo posso cambiare. Anche perché ho fatto già 5 gambe. Sostituzione per l'Italia. Numero 11. Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. Numero 13. Xabi Alonso. E lo maltratta addirittura per recuperare la palla. Però non c'è fallo. Il numero 21. Ora del Piero. Scholes. Il numero 4. Cambio di giocatori. L'Italia riconquista subito la sfera. Iniziativa promettente, ma gli avversari hanno fatto buona guardia. Attenzione, c'è spazio in ripartenza. Alexander Arnold. Pallone interessante, in verticale. Ferran Torres la mette in mezzo. Bello intervento di questo. Mamma mia. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Prova a darla profonda, nello spazio. Provano a partire in velocità. Sceglie di andare per vie verticali. Il tentativo di palla filtrante non arriva a destinazione. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Ferran Torres. Cercano la ripartenza rapida. Può essere veramente pericoloso. Errore qui, pallone sprecato. Chissà Fabio se le squadre si accontenteranno del pareggio o se assisteremo a un colpo di scena. Sì! Da concludere. Un gol pazzesco! Pazzesco! Com'è che si dice? Le cose belle si fanno aspettare! Un assist delizioso, Fabio. Avere in squadra qualcuno con una tale consapevolezza degli spazi è un vantaggio notevole. Ci saranno 5 minuti di recupero. Può essere il gol determinante. Adesso ovviamente devono gestire la situazione. Marquinhos. Passa il pallone, però male. Occhio al tiro! No! Davvero per pochi centimetri. Ha provato ma niente di fatto. Non si darà per vinto Fabio, ci riproverà. Cerca il movimento di sé in profondità. Una bella giocata nello spazio. Palla a Scholes. C'è ancora una possibilità. Scholes prova a metterla al centro. Finita. Il segnale di chiusura della gara. Grande Joao Felix. Ha fatto qualcosa fino alla fine. Il risultato però è molto positivo e la vittoria pienamente meritata. Grande Joao Felix. Altri 24 punti, ne mancano 98, ragazzi. Dai, altra partita. Uff. Che roba, ragazzi. Che roba. Due partite proprio ultra easy.
Divisione 2, 5003, te sforno, o te sfondo. Te sforno, va bene, molto gentile. Allora, mettiamo nero e bianco, 5003, questa è dura, questa anche un pareggino andrebbe bene. Diego Armando Maradona è su, Hernandez è giù, Hakimi, Donnarumma, Messi, via, Maradona e Messi. Rice a posto di Tchouaméni. E partiamo così. Avversario 3, 2, 1, 4. Van Basten lì davanti. Young seconda punta, sta a 73. Anche lui Tenag. Speriamo di non essere sfonnati barra sfornati. Vediamo che succede. Vabbè, comunque la serata è positiva comunque anche se perdiamo. Ma se vinciamo, se pareggiamo, anche meglio. Anzi, molto meglio. Molto, molto meglio. Appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono aggrimite. D'altra parte il clima è piacevole oggi. Invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. I tifosi della Lazio sono famosi per il calore e non perdono occasione per dimostrare questa passione. Nel frattempo la gara è iniziata. Lazio e Italia. All'imbarazzo della scelta, molti dei suoi compagni in area svettano sui difensori. Opta per il tocco corto. Gullit vince il duello, la fa sua. Si riparte con un fallo laterale. Sarà durissima. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. E dai però queste cose. Passaggio intercettato. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati convinti nella fase di transizione e il risultato è stata una palla persa. Mbappé. Sceglie di andare per vie verticali. Cross verso il centro. Pericolo. Opportunità di ripartire. Cerca il movimento di sinistra. Ah, come ha fatto a prenderla pure questa? Mbappé. Prova a superare la difesa con un filtrante. No, che ho sbagliato io. Qui può partire il contropiede. Tornano subito sulla palla. Palla a Vieira. Ci prova con... Attenzione al tiro! Prima rete per la Lazio. Bel gol, frutto di un ottimo contrattacco. Ci hanno sicuramente lavorato in allenamento. La transizione tra momento difensivo e offensivo è stata veramente molto fluida. Si spezza l'equilibrio dell'incontro. Una rete che dimostra l'impatto fondamentale dei veri goleador. La gioca a sinistra. Hakimi. C'è un'opportunità. Salvati dal palo. Porca vacca. Buona la conclusione. Passaggio ben eseguito, buona costruzione. Bastoni e toglie la palla dalla zona rossa. C'è la palla lunga in avanti. Gullit. Costruiscono la manovra con sicurezza. Palla in avanti verso il compagno.
serve ritmo e velocità per giocare subito in transizione. Una bella giocata nello spazio. Passaggio profondo per Shevchenko. Di nuovo in possesso, ora possono riprovarci. Mbappé ferma l'azione in modo falloso. Si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari. Per questa volta l'arbitro lo grazia, ma lo ridarguisce molto energicamente. Dovrà fare molta attenzione d'ora in avanti. La partita. Resta in piedi e se ne va, di forza. Shevchenko! E colpisce il palo! Allontana il pericolo. No, perché Xavi Alonso? Sané. Gullit prova a indeccare lo scatto sul fuoco, colpisce il pallone, beffa l'estremo difensore. Vabbè, altri livelli. Partita saldamente nelle loro mani. Questo gol, Fabio, è la degna conclusione di un assist geniale. E si riparte da un netto 2-0. La partita ha sicuramente un padrone adesso. È chiaro che due gol di differenza cambiano le dinamiche di gioco per entrambe le squadre. La porta era accessibile, chance evidente, la difesa ha tenuto però. Credo che l'affollamento in area alla fine... La Lazio al calcio di punizione. Batte subito la punizione. La via in dribbling. Pallone interessante, in verticale. La palla entra in area. Occasione fallita, è stato sfortunato qui. Un buon tentativo, Fabio. Era ben marcato ed è stato comunque bravo a trovare un varco. Ha letto bene l'azione, ottimo intervento. Apre l'alettone, deve far fronte alla pressione dell'avversario. Non è possibile. Retropassaggio corto. Mbappé. Gran controllo di palla. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Difesa ancora decisiva. Devono far girare rapidamente il pallone e andare nello spazio. Se ne va con un gioco di prestigio. Supera il diretto avversario. Giocata interrotta, devono essere più precisi. Ha calciato forte. E il loro secondo corner del match. Ancora nessuno per i rivali. Può tentare la grande occasione, ma palo. Bel tiro, andati vicini al gol. Si concludono qui i primi 45 minuti di calcio. Squadra a riposo, opinioni sulla gara fin qui? Non ha niente da cambiare nell'assetto della squadra in questa pausa. Dovrà cercare di non complicarsi la vita, ma è difficile che accada. Oggi è davvero in palla. Quasi una mission impossible, ma così, tanto per. Altro livello. Avevamo tenuto all'inizio, ma poi ci siamo liquefatti. Di usare gli appositi cestini per la raccolta differenziata. Grazie. Attenzione, una sostituzione. Inizia adesso il secondo tempo. Devono assolutamente cercare di segnare un gol nei primi minuti per mettere in difficoltà gli avversari, ma soprattutto per riprendere fiducia loro. L'inizio di questo secondo tempo sarà il momento cruciale della gara. Se vogliono dare una svolta, devono farlo adesso. Vede lo scatto e cerca. Ma dove? Dai, dove è il gioco? Porca vacca, se era come no. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Giocata difensiva di grande spessore. Cerca l'uomo là davanti. Palla recuperata e ora possono ribaltare rapidamente l'azione.
ha provato l'azione individuale senza successo però. Sané, Vieira. Qualche cambio di formazione rispetto ai primi 45 minuti. Se non altro un cambio nella sosta dà più tempo all'allenatore di impartire alla squadra le nuove disposizioni. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Si fa strada. Qui cerca il tiro. Ecco la rete. Vantaggio di tre. Se qualcuno mi dicesse come vorresti saper giocare di football, come questo ragazzo qua, mi piace tantissimo come gioca. È bravissimo. Non dico che sia uno dei più forti, ma è uno che mi piace tantissimo come gioca. Ha una visione d'insieme, complimenti davvero. Spero un giorno di riuscire a giocare come lui. Bravissimo, bravissimo. Poi può essere pure che sia il più forte, io questo non lo so dire, ma mi piace tantissimo come gioca. È veramente bello da vedere, da capire come gioca. Non sfrutta tanto i bug come fanno altri super pro player, è bravo e basta, complimenti. Se qualcuno lo conosce, se diteglielo. Serve il compagno qui indietro. Ecco Cruyff. Questi sono i duelli che ci fanno amare il calcio. Botta e risposta tra bella iniziativa offensiva e la giusta contromisura. Cerca il passaggio ma non trova la precisione. La mette in avanti. Palla nello spazio, attenzione. Ottima scelta di tempo, fa sfumare l'azione offensiva. Speriamo che le prossime partite Hernandez non mi sia più. Eh sì, trova la rete. Ah beh. Siamo spettatori di una gran goleada, non sembrano saziarsi. Un cross perfetto, non poteva sbagliare, c'era scritto basta spingere. Questo è un colpo di testa da manuale, la coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere. I miei complimenti a Tesforno Tyson 1900. E poi penso si stia pure trattenendo, tra virgolette. Partita saldamente nelle loro mani. Abbastanza. L'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol visto come stanno giocando. E lo maltratta addirittura per recuperare la palla, però non c'è fallo. Vieira. Cruyff. Ha cercato la giocata nello spazio, ma non riesce. Interviene tempestivamente. Gullit. Una serie di passaggi puliti, efficaci. Devono accelerare per poter sfruttare il contropiede. E c'è una palla finita. Nah. Intercetta il pallone, ben fatto. Gullit. Stanno tenendo bene il pallone, un altro passaggio riuscito. Il tentativo di palla filtrante non arriva a destinazione. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Non ha esitato a farsi sotto e ha avuto la meglio. Non ha perso tempo per recuperare palla. Provano a partire in velocità. No. Prova a giocarla in avanti, ma non si è capito con il compagno qui. Gullit sul pallone. Ecco un'occasione di contropiede. Sceglie di andare per vie verticali. Aiai, stanno correndo rischi davvero inutili. Dai, però. 5 minuti ancora sul cronometro. Conservano il possesso, vogliono evitare rischi inutili. Vieira. Speriamo di perdere pochi punti. Lui, io sono 14.000, lui è 5.000, dovrebbe una ventina di punti dovrebbe perdere, speriamo almeno. Cerca il movimento dei suoi in profondità.
una bella giocata nello spazio. L'azione personale viene interrotta da una difesa molto attenta. Troppi giocatori in area, non c'era abbastanza spazio per tirare. Cruyff! Ottimo l'intervento del portiere. E c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Hanno faticato in difesa. Niente da dire, niente da dire. Altro livello, non è materia mia. 25 punti. Vabbè, eravamo partiti da 147, adesso siamo a 123. Dai, ce la possiamo ancora fare. Dipende un po' dall'avversario che si incontra, diciamo. Va bene, ragazzi, a domani. Ciao.